Benvenuti amici anche stasera a questa puntata di Viaggio nel Movente dedicata a una vicenda complessa, un caso che stiamo cercando di far riaprire. Recentemente, proprio in questi giorni, abbiamo depositato per il tramite dell'avvocato Minotti un'istanza di riapertura corredata di una consulenza tecnica molto ampia a mia firma che chiaramente ripercorre tutta una serie di aspetti che questa vicenda chiaramente non chiarisce e riteniamo che sia doveroso far conoscere a tutti voi e a più persone possibili questa storia. Quindi, insieme alla nostra Laura Marinaro, nostra giornalista, Buonasera. insieme a Martina Radice, mia collaboratrice che si è occupata insieme a me di questa vicenda, e insieme a Matteo Mattarelli, il fratello di Simone, e tra pochissimo ci raggiungerà anche l'avvocato Minotti, vi raccontiamo quello che è successo e vi rappresentiamo anche quelli che, a nostro modo di vedere, possono essere, diciamo, degli aspetti su cui qualcuno deve darci delle risposte e per qualcuno io intendo la magistratura. Questo è un caso che parte da un'indagine su sostanzialmente un soggetto, cioè Simone, che si sottrae a un altro di polizia in pieno lockdown. Scatta una operazione molto vasta in cui vengono coinvolti ben 14 carabinieri di pattuglia. Purtroppo Simone da questa storia non uscirà vivo. E ora vi spieghiamo il perché. E oggi noi siamo insieme alla famiglia di Simone determinatissimi a chiedere la riapertura dell'inchiesta perché, a nostro modo di vedere, non può essere stato Simone a impiccarsi nel luogo in cui è stato ritrovato, cioè all'interno del capannone di una importante azienda che lavora al vetro della zona. E indubbiamente, ripeto, credo che sia molto importante partire dall'inizio di questa storia. E chi meglio di Matteo può aiutarci a comprendere come inizia questa vicenda? Allora, la vicenda inizia praticamente nella sera del 2 gennaio, che mio fratello esce di casa dicendoci che andava a mangiare un panino al McDonald's e abbiamo riavuto notizie quando praticamente ci contatta mio padre che era stato dai carabinieri perché non riusciva più a trovare Simone. E scusa Matteo, possiamo dire un attimo gli orari? E lui era a che ora? E Sì, soprattutto quello era il momento in cui ancora c'era il coprifuoco. mio Perché fratello eravamo in pieno lockdown. era 2021. uscito intorno alle ore 21 e praticamente viene avvisato, mio padre si mette in contatto con mio fratello che scappa dai carabinieri, ha paura a fermarsi e cerca di raggiungere mio padre a Legnano. E non riesce ad arrivare a Legnano perché si impantana con la macchina a Origio e manda delle posizioni a mio padre per farsi trovare. Le manda tramite la piattaforma WhatsApp, Sì, chiaramente, tramite no? WhatsApp. Mi manda Che tre cosa posizioni. dice a tuo padre Simone in quei momenti così concitati? Insomma, Gli lui a un dice: certo punto avrà addirittura 14 carabinieri che gli danno la caccia. Papà, l'ho fatta grossa, non posso fermarmi, se mi prendono mi ammazzano. Allora mio padre a quel punto prende la macchina e si dirige verso le posizioni. Quando però incrocia una pattuglia dei carabinieri, gli fa i fari per fermarsi e chiede come mai inseguivano una BMW nera. E a quel punto loro lo tengono lì fermo una mezz'oretta e poi lo mandano a Desio, Alla caserma di Desio. alla caserma di Desio. Però mio fratello non era lì. Per farvi capire un attimo, perché chi non conosce la zona, stiamo parlando di un territorio, diciamo che in cui insistono tre diverse province, anzi due diverse province, cioè Monza e Brianza e Varese addirittura, no? Perché Origgio è provincia di Varese e Desio è in provincia di Monza e Brianza, quindi siamo al nord della Brianza verso Varese e i carabinieri interessati sono di varie Sì. stazioni, no? Certo, assolutamente, insomma. Succedono però delle cose. Tuo padre cosa sente mentre è al telefono con Simone? Sente che esplodere 8 colpi di pistola mentre mio fratello scappava a piedi. Era a Mio fratello piedi, sì. ovviamente era disarmato, diciamolo. Si era sottratto all'alt perché, insomma, aveva paura che, insomma, gli togliessero la patente, aveva appena intrapreso una nuova attività professionale per cui avere la patente era indispensabile. Si spaventa all'alt perché sa chiaramente che non avrebbe dovuto essere
lì dove stava, ha peraltro in auto della cocaina, no? Per cui noi non diamo tutte le informazioni in maniera molto lineare, molto trasparente, quindi chiaramente non è, diciamo, nella posizione di potersi fermare, perché teme chiaramente, anche se poi è cocaina per uso chiaramente personale, ma teme che questa situazione possa poi avere delle ripercussioni, no? Che gli venga sospesa la patente e quant'altro, e quindi si dà la fuga, prende questa decisione e si dà la fuga. Fuga che diventa una, diciamo, centrale in quella serata, perché va avanti lungamente, di volta in volta si uniscono nuove pattuglie a questa, diciamo, questo inseguimento, finché Simone si impantana nei pressi di questa azienda all'Eurovetro e a quel punto prosegue la fuga a piedi. Che succede da quel momento lì in poi? Da quel momento lì in poi noi sappiamo che viene rincorso a piedi da due carabinieri grazie alla body cam che avevano applicata e viene descritto anche mio fratello che aveva su un giubbotto La grigio. body cam chiaramente è lo strumento che il personale di polizia ha in dotazione, che può essere accesa in determinati frangenti perché c'è una procedura che chiaramente lo stabilisce, e dall'esame chiaramente che abbiamo fatto dei filmati della body cam, alcune informazioni vengono, insomma, emergono in maniera abbastanza chiara, tra cui le caratteristiche del vestiario che indossava tuo fratello quella sera, che come vedremo tra poco vi chiedo di fissare questa informazione perché tra poco ne comprenderete la motivazione. Quindi queste body cam ci dicono che questo inseguimento è proseguito anche quando tuo fratello era a piedi, ma non lo Certo. trovano tuo fratello però. O No, non lo trovano. meglio, questo è quello che sostengono, di Infatti. non averlo trovato, e nonostante tutta questa incredibile energia spesa nel rintracciare e fermare tuo fratello, a un certo punto, no, che succede? Che decidono di tornare Loro con dicono che tuo fratello. hanno preso e sono tornati in caserma. Martina, su questo punto cosa ci racconti? Insomma, tu che insieme a me hai ricostruito tutti i vari passaggi. Allora, ci sono diversi punti oscuri. Allora, innanzitutto, partendo dalle body cam, allora, teniamo conto che l'inseguimento inizia alle 11:30. Le body cam però vengono accese dai carabinieri di Desio soltanto alle 2:18, quindi Quindi diverse. siamo dalle 23:30, Sì. diciamo, passiamo alla, diciamo, le prime ore del mattino del giorno successivo. Esatto, e è importante anche dire che le body cam devono essere accese nei momenti di estremo rischio, sia per tutelare il carabiniere stesso, ma che per tutelare in questo caso anche Simone, ok? Quindi loro decidono deliberatamente di accenderle alle 2:18 e come decidono di accenderle alle 2:18, decidono di spegnerle alle 2:45. Ok, quindi vengono accese per un arco temporale estremamente ristretto, data la situazione di eccessivo rischio che c'è stato, perché comunque c'è stato un inseguimento molto concitato. Addirittura Simone ha speronato un'auto dei carabinieri. Ci sono stati appunto i carabinieri, ci sono a Sì. Maderno anche feriti. Quindi stiamo parlando di un evento ad altissimo rischio. Quindi questo è un dato fondamentale. E Per sappiamo anche. rispondere al nostro amico Guglielmo, 14 operatori, quindi 14 Sì. agenti, non 14 Quindi, operatori. no, 14 questure diverse, però 14 Non agenti. questure, non No. questure, sennò si arrabbiano, perché non è la polizia. Sono Sì. gazzelle, sono Sì. carabinieri No, io e sono intendo. stazioni dei carabinieri. Esatto. No, 14 perché sennò si arrabbiano, ci tengo. Amen. Devo fare. Comunque, quando Simone scende dall'auto, il padre in contemporanea riuscirà a sentire i colpi di pistola perché nel momento Cioè, in cui. Simone si impantana con l'auto, l'auto non prosegue la corsa perché non ce la fa, lui continua la fuga a piedi. In quel momento il padre, che ha il telefono con lui, perché lui chiama il padre dicendo: Oh, aiutami perché qua succede, sta succedendo il finimondo. Quindi, insomma, cioè, chiede aiuto al padre, continua a mandargli la posizione per farsi trovare, farsi in qualche modo supportare. Il padre al telefono sente esplodere 8 colpi d'arma da fuoco. Esatto, Ok? e stranamente vengono riferiti essere sparati al suolo. Al suolo, sì. Questo Si sentono dicono gli chiaramente operanti, dicono abbiamo sparato, ma abbiamo sparato al suolo, verso il terreno. terreno fangoso. Noi questi colpi di pistola li sentiamo perché vengono registrati dalla body cam. A questo punto Simone va
appunto a nascondersi all'interno di questa azienda, perché lui va in parte un'azienda molto grande, per spiegare ai nostri amici, ci sono diversi capannoni e c'è un terreno adiacente molto vasto, ok? Quindi ci sono chiaramente sono diversi capannoni molto molto grandi, e lui prima si nasconde all'esterno dell'azienda vicino a dei cumuli di polvere di vetro fondamentalmente, poi si sposta e qui comincia il problema. Sì, e si addentra appunto all'interno di questa azienda che, come diceva Roberta, è enorme, 50.000 metri quadrati, quindi diversi edifici, e nel frattempo sopraggiungono anche altre diverse pattuglie, perché dall'analisi delle telecamere noi abbiamo potuto vedere diversi lampeggianti che cercano Simone nei pressi dell'azienda. Un dato fondamentale è che noi abbiamo contezza del fatto che Simone è in vita fino alle 3:49. Quindi abbiamo detto che la body cam viene spenta alle 2:45, ma noi dalle telecamere di sorveglianza vediamo Simone in vita fino alle 3:49, quindi una bella ora piena di tempo dove Simone si vede proprio nascondersi dietro cumuli di sabbia anche per lungo periodo, perché lui manda l'ultima posizione. Sta lì ad aspettare. Sì, per rispondere a Diego, sì, è dalle telecamere che si vede che lui è ancora vivo, sì. E si sposta all'interno, diciamo, del perimetro dell'azienda. Esatto, sì. Quindi si vede proprio Simone nascondersi dietro questi enormi cumuli di sabbia in attesa del padre, perché lui manda l'ultima posizione al padre su WhatsApp. Come diceva prima Matteo, il papà sta per raggiungere l'azienda. È quasi arrivato praticamente. Praticamente quasi arrivato, e ovviamente vedendo una pattuglia dei carabinieri la ferma dicendo: ragazzi, fermatevi, perché quello che state inseguendo è mio figlio. È incensurato. Vi aiuto io, piuttosto vi porto io. Niente, loro, oltre a lasciarlo fermo per circa 25-30 minuti... Guarda, c'è una persona che ci dice, guarda Martina, scusa se ti interrompo, lavoro nella ditta a fianco, la zona è molto vasta, ho conosciuto personalmente il papà di Simone e Matteo, spero che sia fatta giustizia per Simone. Anche grazie. Si rende conto forse di come può essere stata la dinamica. Sì, diciamo che... Aspetta, perché il peggio deve ancora venire, ragazzi. Questo è solo... Purtroppo l'antipasto, diciamo. Cosa succede? Il papà di Simone sta per raggiungere Simone, però il problema è che i carabinieri lo fermano e gli dicono: guarda, noi non sappiamo niente, torna alla caserma di Desio. Quindi il padre, a pochi chilometri di distanza dall'azienda, ragazzi, se lui fosse arrivato sarebbe... L'avrebbe trovato. Simone, perché Simone lo stava aspettando. Certo. Lui torna indietro. Il tempo di tornare indietro sono ormai le 4:30 di notte. Quando il papà di Simone arriva, che sono le 4:30 di notte, vede arrivare un carro attrezzi che trasporta l'auto dei carabinieri, perché è la stessa auto che stava inseguendo Simone, quelli che avevano in dotazione le bodycam, quindi i carabinieri di Desio, scoppia l'olio, quindi anche loro hanno bisogno di un carro attrezzi. Quindi vede questo carro attrezzi che trasporta l'auto. La macchina di Simone guidata da uno sconosciuto e gli operanti di Desio che scendono dall'auto sporchi di fango fino alle ginocchia. Quindi il papà di Simone in cuor suo dice: vabbè, ci sarà anche lui, l'hanno preso. Invece no. Dicono: ma attenzione, Matteo, tuo padre si convince che tuo fratello sia in caserma. Sì. Esatto. Cioè, non gli è stato detto in maniera esplicita: guarda che tuo figlio è in caserma. Ma da una serie di comunicazioni e di cose che vede, si convince che in realtà l'abbiano arrestato e che sia in caserma Desio. Esatto. Sì, sì. Okay. Roberto, faccio una domanda, ma perché tutta questa gente? Perché Simone parte da, sostanzialmente, viene fermato a Cantù. Non so, adesso viene fermato... Bisognerebbe far vedere una cartina, cioè sono tre province diverse della Lombardia, sono vicinissimi. Laura, molti di più, molti anche di più, non sono vicinissimi i posti. Metà Brianza, diciamo. Quindi, sì, diciamo, cioè, non è vicino. Tutte le pattuglie vicine, quindi... Proprio all'inseguimento di Simone, tra l'altro loro ovviamente... Cioè, tutte le pattuglie che interessate dalla zona comuni, sì, dove si stava verificando, diciamo, questa fuga, sono state coinvolte nell'inseguimento. Sì. Quindi tramite comunicazioni chiaramente tra loro, gli operanti, alla fine tutte queste pattuglie sono alle calcagna di Simone. Questo è normale, però bisogna dire che è normale, una cosa normale. Immaginiamo che si sia anche un po' impressionato, insomma, no? Cioè, sembrava una scena da film, veramente, insomma. Quindi... Ecco qua, nel frattempo ci ha raggiunto anche l'avvocato Minotti, che si sta occupando con noi della vicenda, che è l'avvocato storico della famiglia Mattarelli, quindi ci potrà essere oltremodo utile, ed è colei che ha firmato l'istanza di riapertura depositata proprio in questi giorni presso la procura di Busto Arsizio. Buonasera a tutti. Buonasera.
stiamo raccontando proprio, stiamo entrando nelle fasi cruciali, quindi nel momento in cui arriva il papà di Simone nei pressi dell'azienda Eurovetro e insomma, in qualche modo capisce, perché in quella direzione le comunicazioni che riceve lo portano, a pensare che Simone sia stato portato alla caserma di Desio in arresto. Mm. Ok? E quindi il papà si reca presso la caserma di Desio. Però quando non lo vede, a un certo punto dice: ma quindi mio figlio dov'è? È sano? E loro dicono: no, ma guardi, non si preoccupi, stava correndo davanti a noi come una lepre, tanto quello è uno che si salva sempre. E lui dice: ma io so dov'è, mi ha mandato la posizione, aiutatemi. Lui in realtà prima si convince che Simone è lì, che non glielo vogliono far vedere. Quindi a un certo punto insiste talmente tanto che i carabinieri dicono: guardi che Simone non è qua, se vuole glielo metto per iscritto che non è qui. Allora dice: ma scusate, ditemi, cioè datemi una pattuglia che così andiamo insieme a cercarlo. E lui dice: no, ma non vi preoccupate, non si preoccupi, lei torni a casa, quando puoi, tanto uscirà prima o poi dal Parco dei Mughetti, che è la zona verde adiacente sì. all'azienda, uscirà dal Parco dei Mughetti, noi la contatteremo, lei non si preoccupi, tanto comunque non lo arrestiamo neanche perché non è in flagranza di reato. E questa è una circostanza inverosimile, perché esatto. oltre ad aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oltre ad aver violato il coprifuoco, oltre ad aver violato il codice della strada, oltre ad aver spronato l'auto dei carabinieri, è inverosimile che se l'avessero comunque preso anche il giorno dopo non l'avessero arrestato. Quindi cosa volevo... appena Cristina, tanto è uno che si salva sempre, cosa volevano dire? Lo conoscevano? No. E perché che lo conoscessero è una frase che effettivamente non è che troviamo molto coerente con la situazione, no. insomma, voglio dire. No, sulla carta non dovevano sapere di chi si trattava, fondamentalmente. Hanno capito che era uno che poteva cavarsela, essendo che comunque era sfuggito. Sì, sì, infatti. Nel senso, no? Siccome comunque aveva dato filo da torcere a tutti quegli operatori, verosimilmente era uno in grado di badare a se stesso, era forse un po' questo il senso di quella frase, immaginiamo. E nulla, quindi ovviamente il papà di Simone non si arrende, perché giustamente lui sa, ha idea più o meno di dove sia suo figlio, quindi... No, anche perché Simone continua a chiederglielo per un lungo lasso temporale, Simone continua a dirgli: aiutami, vieni qua, vieni a prendere, sono qui. Che non è esattamente il comportamento di una persona che ha un'intenzione suicidaria, perché infatti. In realtà lui voleva essere aiutato, avrebbe anche affrontato un eventuale arresto, ma l'importante è che ci fosse suo padre con lui, ok? Certo. È abbastanza improbabile che un soggetto che decide di ammazzarsi sa che una delle persone che potenzialmente potrebbero trovare la salma è proprio il genitore, a cui si rivolge per chiedere aiuto e essere rintracciato e trovato. Infatti. E tra l'altro, come dicevo prima, dalle telecamere si vede che Simone si nasconde per lungo tempo, cioè resta dietro un cumulo di sabbia nascosto esatto. per oltre 20 minuti, quindi lui sta effettivamente aspettando suo papà. Sì, sì, no, anche questo le telecamere lo dimostrano in maniera, direi, insomma, insindacabile, nel senso che lui attende e sta fuori perché è convinto che suo padre lo possa vedere più facilmente, fondamentalmente, anche se rischia, perché ovviamente non è soltanto il padre che è sulle sue tracce, insomma, no? Esatto. Quindi Matteo, Luca, che è il papà di Simone, e lo zio si mettono alla ricerca di Simone per tutta praticamente la mattina, la notte, e loro non vedono nessuno, cioè fino alle 11 del mattino non c'è nessuno, fino a quando ad un certo punto alle 11 del mattino arrivano carabinieri di alto grado che decidono di delimitare la zona esterna, quindi la zona verde adiacente all'azienda, delimitandola per ricercare quei famosi bossoli. Attenzione, è un passaggio importante questo. Quando i carabinieri tornano nella tarda mattinata del giorno seguente, in realtà non sono alla ricerca di Simone, vanno a cercare i bossoli esplosi, cioè nel senso la sera prima, la notte prima. Quindi la ricerca è focalizzata sui bossoli, non sulla persona di Simone. No. Ok? Ed è fondamentale. Scusa Martina, tu hai detto di alto grado, quindi erano ufficiali? Sì. Mm. Il fatto che gli ufficiali vadano a cercare i bossoli è significativo. Anche questa è una circostanza molto, conoscendo come funziona l'arma. Non hanno neanche potuto fare una denuncia di scomparsa, perché gli hanno detto no, bisogna aspettare 24 ore. Per quale motivo io scomodo persone così importanti per cercare dei bostoli che, attenzione, non sono stati ritrovati. No. Allora, adesso, anche questo sembra molto molto strano, perché comunque
la zona verde adiacente non è grande tanto quanto l'azienda, è molto più ristretta, e con un metal detector avrebbero potuto trovarli, soprattutto perché erano in molti e avevano fatto una ricerca ben approfondita. Sull'autopsia ci arriviamo tra un pochino, Diego. Sì, sì. Un pezzo alla volta ti diamo delle informazioni. Quindi a un certo punto loro incontrano i familiari. Siamo alle 13, giusto, adesso più o meno? No, vero? Ancora alle 11. Perché ancora alle 11. Sì. Loro incontrano i familiari che Matteo ha in mano un paio di scarpe di Simone, perché in un punto dell'azienda, vicino ad un cancello, vengono ritrovate le scarpe bianche che indossava Simone, che noi abbiamo ipotizzato che Simone si sia tolto volontariamente per poter riuscire a scavalcare meglio, perché i cancelli dell'Eurovetro hanno una maglia molto molto stretta, e in effetti nei video di sorveglianza dalle telecamere si vede che Simone è scalzo, quindi su questo nessun dubbio. I familiari insistono dicendo: guardate, forse è bene entrare perché Simone è lì dentro. Con le scarpe. Ma fino alle 13, quando tornano un maresciallo con altri operanti di Desio, non si decidono ad entrare. Fino a quando, su tantissima insistenza da parte dei familiari, alle 14 decidono di scavalcare l'azienda, di scavalcare i cancelli dell'azienda senza dover aspettare, perché i carabinieri provano a contattare il proprietario, ma non era disponibile in quel momento, quindi a un certo punto, vedendo anche i familiari ben agitati, giustamente, decidono di scavalcare. La cosa strana qual è? Come vi dicevo prima, l'azienda è 50.000 metri quadrati, una serie di edifici con tutti i nomi diversi. L'edificio che interessa a noi in questo momento è l'edificio C2. Nel momento in cui i carabinieri scavalcano, vanno diretti all'edificio C2, dove ci sarà il corpo di Simone. Allora, si vedono dalle telecamere dei movimenti molto strani. Si vedono diverse persone, in particolare un carabiniere che si abbassa, raccoglie qualcosa per terra, nei pressi, ragazzi, di una scena del crimine, perché stiamo parlando di scena del crimine. No, no, l'azienda non è abbandonata, ragazzi, è un'azienda dove ci sono dei migranti, ma non in quell'edificio. Quell'edificio, stando a quello che insomma è emerso dall'inchiesta, quella sera astrattamente non ci doveva essere nessuno a lavorare. C'erano dei soggetti che lavoravano, ma non in quell'edificio, ok? Non dove è stato trovato Simone. Sì, perché è un'azienda, spiegami Roberta, magari, che è un'azienda appunto che lavora al vetro, che lavora H24. Cioè, 24 ore. Ovviamente non tutti gli edifici sono attivi, e in quel caso l'edificio C2 quella sera, la sera del 2 gennaio 2021, non era attivo, quindi non ci lavorava nessuno. Loro di default entrano in questo edificio C2 e nei pressi, diciamo, della scena del crimine viene raccolto qualcosa da terra e messo deliberatamente in tasca, così. Noi non sappiamo di cosa si tratti, ma la scena ritratta dalle telecamere mostra questa operazione, cioè di un soggetto che raccoglie qualcosa a terra e se lo infila in tasca, ok? Esatto. Noi abbiamo, diciamo, avanziamo l'ipotesi che il corpo di Simone sia stato rinvenuto prima di quanto è stato effettivamente dichiarato, perché il corpo di Simone viene dichiarato alle 15:45. In realtà la scoperta ufficiale viene collocata a quell'ora, quindi la scoperta, diciamo, ufficiale, ok? Sì. Quella che viene riportata nei documenti. Ma in realtà ci sono dei movimenti precedenti a quel momento che ci fanno ipotizzare che probabilmente il corpo qualcuno l'avesse già visto prima. Esatto. In particolar modo, appunto, tra le 2:22 e le 2:26. Il 14, scusate, 14:22, sì. 14:26, perché si vede, appunto, come dicevo prima, un maresciallo che si abbatte e raccoglie qualcosa intorno alle 2:10. Alle 2:22, alle 14:22 si vede accendersi una luce. Uh-huh. Una luce. Si vede poco dopo un carabiniere che si affaccia dalla scala antincendio dove la sera prima si vede Simone dalle telecamere che scavalca questo cumulo di sabbia e sale su questa scala antincendio dove c'è l'edificio C2. E entra nell'edificio dove poi verrà ritrovato purtroppo cadavere. Esatto. Quindi
loro sono entrati esattamente nel punto in cui c'era il È corpo di entrato Tom. lui, probabilmente. Esatto, quindi pare assurdo che nessuno abbia visto il corpo. Quindi io... Quantomeno ci sembra irrealistico, perché obiettivamente il corpo era lì, peraltro era lì in bella mostra, cioè non è che Sì, fosse abbastanza evidente. disfigurato piuttosto. Quindi loro, perché noi avanziamo questa ipotesi? Perché alle 15:45, quando viene dichiarato morto Simone, si accende la stessa luce che si è accesa alle 14:22. Quindi, tra l'altro, la cosa appare ancora più strana E perché... attenzione, l'epoca della morte lo colloca e colloca il decesso in un'epoca antecedente, Sì. quindi sicuramente quell'ora prima in cui si accende la luce, Simone è già morto anche in quel momento, ok? Sì, perché l'autopsia dice che Simone è morto tra le 4 di notte e le 10 del mattino, quindi questo è l'arco temporale massimo, quindi Simone, anche qualora loro fossero entrati alle 14:22, era già Era morto. sicuramente già deceduto. Sì. Quindi, tra l'altro, la cosa sembra molto strana perché loro alle 15:40 all'incirca entrano nello stesso edificio dove erano precedentemente entrati alle 14:22 con... diciamo il titolare dell'azienda, ok? E lì scopriranno ufficialmente il corpo e quindi lo dichiareranno. La Ok. cosa sembra assurda perché all'interno di quella scena del crimine entrano diversi soggetti. Entrano i carabinieri, il figlio del titolare, la Croce Rossa, l'infermiera, poi entrano le pompe funebri, poi solo alle 5:30, alle 17:33 inizieranno a fare le foto, però sia il pubblico ministero che il giudice diranno che le uniche impronte presenti sulla scena del crimine sono quelle di Disimo. Simone. Allora, il Adesso... problema telecamere, ragazzi, forse non siamo stati abbastanza chiari, ma ve lo diciamo adesso, è che solo alcune sono state acquisite, Eh sì, non è che... non tutte. Non tutte. Quindi, dal punto di visuale che abbiamo, possiamo dare delle informazioni che sono quelle che vi stiamo sinteticamente riferendo. In realtà c'erano altre telecamere con punti di visuale molto Non sono interessanti, state ma non sono acquisite. voluto vedere, che nessuno ha mai acquisito, perché è stato deciso di acquisirne alcune e non altre. Ok? Che sono Esatto. state sovrascritte 24 ore Perché dopo, non per tutte cui è una bella ecco. domanda, cara È Tina. perché non La tutte domanda è che la ci siamo fatti domanda. anche noi, a cui non abbiamo però al momento alcuna risposta da offrirti. Tra l'altro, non hanno preso proprio quelle delle entrate e delle uscite dall'azienda, quindi quelle più importanti. Noi le abbiamo visionate tutte le altre, ma non quelle, perché diciamo, il maresciallo ha deciso lui di non prenderle, pur sapendo che dopo 24 ore venivano totalmente sovrascritte. Sovrascritte, infatti. Quindi anche questo è un elemento che poi comunque dopo vi avremmo detto, però è un elemento molto importante, perché ovviamente ci ha tolto la possibilità di visionare chi effettivamente è entrato. Esatto, No, ma poi non è... ricordiamo che non è una ditta No, abbandonata. no, anzi. C'erano persone all'interno, ma non nel In quel capannone dove è stato capannone. ritrovato Simone, perché quello invece era privo di personale, ok? Ok, quindi arriviamo al punto in cui decidono di rimuovere il corpo di Simone. Così, ovviamente, il pubblico ministero Simone dà... viene trovato appeso a un gancio, impiccato al gancio, con la cintura sua incrociata, quindi con un nodo Davanti. semplice sul davanti, con due lembi chiaramente della cintura posti sempre il serraggio posto davanti, ma un serraggio semplice, non un nodo scorsoio per intenderci, proprio un nodo. Prendete una cintura, fate un nodo semplice come quella dell'accappatoio per intenderci. E poi due lembi, questo è quanto. Appeso a questo, a questa specie di appiglio, una specie di gancio, Macchina. con i piedi che toccavano terra. Quindi lui viene trovato così, ok? È importante la descrizione del luogo in cui viene trovato, peraltro ci sono le fotografie, perché nell'autopsia, per dirne una, anticipiamo un tema, il medico legale che esamina il cadavere porrà il punto di serraggio posteriormente, quando in realtà è pacifico, si vede, ma ci sono anche i segni sul collo, il punto di serraggio, cioè i due lembi fondamentalmente di questo nodo semplice da accappatoio, per intenderci, sono in sede frontale, non in sede posteriore. Quindi questo per dirvi, insomma, quanti aspetti di questa... Peraltro il medico legale stesso, collocando erroneamente diciamo, la parte di serraggio posteriormente, dice è la tipica condizione dell'impiccamento. Sì, posteriormente possiamo anche essere d'accordo. Anteriormente no, Anteriormente. però, ok? E quindi c'è una prima, diciamo, svista,
anche abbastanza importante nell'esame autoptico, e mancano tutta una serie di descrizioni di lesività presenti sul corpo di Simone, di cui alcune vi parleremo più diffusamente nel corso della trasmissione di stasera, che invece proprio non vengono sostanzialmente affrontate, ma che ci sono e sono anche abbastanza evidenti dalle foto, soprattutto che vengono effettuate sia sulla scena che in sede, diciamo, di ricognizione del cadavere che fanno i familiari, perché anche i familiari fanno alcune foto della tavola di Simone, ok? Quindi dicevo che appunto il corpo di Simone viene rimosso, ovviamente prima c'è il momento dell'identificazione da parte dello zio, che subito si accorge che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va perché effettivamente come si presenta è molto molto strano, non sembra proprio un impiccamento tipico. Quindi lo stesso zio dice: ragazzi, qua c'è qualcosa che non va. Quindi la famiglia ovviamente chiede giustamente l'autopsia. E qui si apre un'altra parentesi, ragazzi, che dovete ascoltare perché non crederete alle vostre orecchie. Esatto, qui succede qualcosa di veramente grave, perché voi immaginatevi la circostanza. Voi avete appena perso una persona molto cara, quindi siete in uno stato mentale e anche fisico, perché la famiglia ha passato tutta la notte a cercarlo, pur sapendo che era lì a pochi metri di distanza, e voi vi affidate ovviamente delle forze dell'ordine che dovrebbero tutelarvi, ok? Quindi loro dicono: guardate, noi vorremmo fare l'autopsia, e i carabinieri, la famiglia dice, la famiglia, magari se, se lo vuole raccontare Matteo, cosa gli vi dicono Matteo lì in quel momento? Sì, ci viene sconsigliato vivamente di procedere con l'autopsia, perché sarebbe stato uno spreco enorme di soldi sia per noi che per lo Stato. Per voi, famiglia? Sì, e più avremmo... Mi risulta che le famiglie paghino le autopsie. Infatti. E più avremmo rovinato un corpicino così bello. Queste frasi gliel'hanno detta mia madre, che era al momento quella ancora più debole. E c'era anche tanto stress da parte di quel carabiniere, mentre se lo diceva. Però e poi c'è di più, no? Sì, cosa aspetta, Elena, il discorso ci entriamo tra poco. Posso solo dirti che Simone aveva una ferita su una mano, certamente una ferita vitale, mano che sanguinava anche in maniera abbastanza importante, documentata sia sulla scena che in sede autoptica diversi giorni dopo, con una lesività presente sulla mano, e sulla cintura vi anticipo che, diversamente da quello che saremmo dovuti aspettare, visto che chi ha strangolato, chi ha usato la cintura per strangolarmi, è chiaramente l'ha dovuta maneggiare anche con una certa energia, eppure sulla cinta non c'è nessuna traccia di sangue, men che meno sangue biologico. No, cos'è che vi hanno detto ancora, Matteo? Perché vi hanno detto un'altra cosa pazzesca. Cioè, vi hanno fatto vedere delle foto. No, queste cose invece hanno fatto vedere anche delle foto dal loro computer di altri impiccamenti che non c'entravano niente. Erano in barba alla legge sulla privacy. Appesi. Quindi vi hanno fatto vedere, se ho capito bene, delle immagini di altri casi, di altri soggetti impiccati, cioè per suicidio, sostenendo che, insomma, mostrandole a voi in maniera assolutamente uguale, quantomeno, suicidio fatto e finito anche quello di per poter in qualche modo accreditare l'ipotesi suicidaria con voi e farla chiudere rapidamente la questione senza fare l'autopsia. Questo è un po' lo scenario, giusto? Certo. Mm. Sì. Avvocato Minotti, lei cosa ne pensa di questo, in particolare di questo passaggio? Mm. Evidentemente i carabinieri erano già consapevoli che vi fosse qualche problemino e quindi hanno cercato di dissuadere i familiari. La cosa che forse io mi dispiace di aver perso la prima parte, ma non so se è stata già detta, che in realtà le indagini sono partite solo nel momento in cui noi abbiamo chiesto l'autopsia, perché per la procura il caso era già chiuso, era un suicidio e quindi non era necessario fare nient'altro, c'era già stato il nulla osta per la sepoltura. E nel momento in cui invece i familiari si sono fin da subito, devo dire, che hanno capito che c'era qualcosa che non andava per il verso giusto, hanno ritenuto di approfondire, e a quel punto
Abbiamo depositato immediatamente la richiesta di accertamento tecnico e da quel momento il pubblico ministero ha aperto un fascicolo, ha iscritto, come si dice in gergo, la notizia di reato, il reato ipotizzato istigazione al suicidio e nonostante il reato ipotizzato e nonostante a quel punto il pubblico ministero viene a sapere che la morte era avvenuta a seguito di un lungo inseguimento con i carabinieri, iscrive la notizia di reato per istigazione al suicidio e affida e delega l'indagine ai carabinieri. Gli stessi che hanno fatto l'inseguimento, Oh. che hanno, insomma, anche questo è un po' strano. E quindi da qui vediamo insomma tutto quello che poi succede, quindi i carabinieri che cercano di dissuadere i familiari a fare l'autopsia, i carabinieri che dicono, e questo era successo la notte dei fatti, suo figlio sta bene, l'ultima volta che l'abbiamo visto correva come una lepre, Correva come una lepre. stia tranquillo, il fatto di non voler andare a cercarlo, il fatto di Questo è il cercare solo i problema. bossoli, di non cercare lui, il fatto di dirigersi, come avete già evidenziato molto bene, direttamente all'edificio C2, piuttosto che in un'area industriale di 50.000 metri quadrati con diversi edifici, si dirigono immediatamente lì. Attenzione ragazzi, perché qualcuno di voi potrebbe pensare, beh, sono andati lì perché hanno visto le telecamere. No, No, in quel non le avevano ancora viste. avevano ancora Ma viste. neanche le scarpe, perché le scarpe erano da tutt'altra parte rispetto a dove sono entrati. Quindi Le neanche. scarpe vengono trovate da Matteo Dei parenti. e da Luca, no? Dal papà, fondamentalmente. Quindi i carabinieri non possono aver avuto informazioni né dalle telecamere né da altri elementi per No, dirigersi però magari lì. Roberta potrebbero dire: guarda, da dove sono state lasciate le scarpe, noi abbiamo pensato che quella era la zona in cui andare a cercare, ma in realtà no, perché le scarpe sono da tutt'altra parte rispetto a dove sono entrati loro, da dove c'era Simone. Certo. Quindi anche questo è importante sottolinearlo. Quindi ancora noi non siamo Certo. riusciti a capire come abbiano potuto, se non veramente per una fortuita coincidenza davvero singolare, arrivare proprio a decidere di inserirsi proprio esattamente dove era Simone, in un terreno, in un arco perimetrale vastissimo e senza avere nessun riscontro neppure dalle telecamere, perché è chiaro che uno dice, vabbè, se hanno visto le telecamere va bene, ma non era così, perché all'epoca non l'avevano ancora visionato. Quindi c'è un aspetto qui che è effettivamente un po' particolare, ma ancora più particolare è la condizione in cui si trova la salma di Simone fondamentalmente, perché oltre a chiaramente la lesività da impiccamento, peraltro nessuno vuole invitarvi a fare esperimenti casalinghi sul punto, per amor di Dio, però potete tranquillamente verificare che autostrangolarsi, autoimpiccarsi con una modalità di questo tipo, il serraggio davanti, banalmente come una sorta di cintura da accappatoio, presuppone che il soggetto riesca a mantenere la trazione del punto di serraggio almeno fino alla terza fase dell'apnea, fase in cui però il soggetto non ha più il controllo della muscolatura periferica. Quindi io vorrei capire come ha fatto ad autostrangolarsi arrivando fino all'ultima fase, quella mortale dell'apnea di questo tipo. Posto che molto prima il soggetto, quando comincia in qualche modo a perdere attività respiratoria, perde anche il controllo delle fasce muscolari. Quindi come avrebbe fatto a mantenere serrato quel nodo per tutto il periodo indispensabile per arrivare alla morte, posto che dal punto di vista neuromuscolare il controllo cede molto prima. Non è un caso che la gente si impicchi col nodo, diciamo, in sede posteriore, perché è fissato. Proprio per questo motivo, perché a un certo punto il soggetto non riesce a mantenere la presa su un nodo frontale, perché necessariamente deve lasciarla la presa perché non ha più il controllo della sua muscolatura. Qua invece, curiosamente, Simone sarebbe riuscito ad arrivare fino in fondo, quindi fino al decesso, sostanzialmente senza minimamente intaccare questo nodo. E peraltro, maneggiando una cintura di cuoio anche abbastanza spessa, con una mano vistosamente ferita e sanguinante, senza imbrattarla minimamente del suo sangue. Ecco, questo a me dice soltanto una cosa, che non è stato lui a maneggiare quella cintura. Ok? Parliamoci chiaro, perché se fosse stato così, sia sulla mano di Simone ferita che sulla cintura, avremmo dovuto trovare ampie tracce di trasferimento di tipo ematico, quindi di sangue, sulla cintura da un lato e tracce dell'aver
maneggiato la cintura sulla mano sporca di sangue di Simone e non ci sono né sull'una né sull'altra. Ok? Quindi quella mano a contatto che necessariamente avrebbe dovuto trattenere uno dei due lembi della cintura per garantirsi il, diciamo, il punto di serraggio sufficiente per strangolarsi in quel modo, non è possibile che con una mano sola non avrebbe potuto fare un'operazione del genere, anche ipotizzando che avesse utilizzato solo la mano non ferita. Quindi ci porta questo tipo di considerazione a una conclusione che dal punto di vista logico, deduttivo e scientifico, a mio modo di vedere, insuperabile, ossia non è stato Simone a maneggiare quella cinta. Ok? E questo è un punto che a nostro modo di vedere è insuperabile e che all'epoca della valutazione sul caso non è stato minimamente non solo considerato, ma neppure notato, verosimilmente, insomma. Peraltro, Martina, descrivi un po' come è stata trovata la cintura e anche gli indumenti di Simone. Sì, allora, la cintura, vabbè, ovviamente è stata tagliata sulla scena del crimine per poter rinvenire il corpo di Simone. Simone, tra l'altro, è stato anche spogliato. Posteriormente, quindi l'aspetto della, diciamo, del nodo frontale è perfettamente visibile ancora. Esatto, è rimasto intatto, fortunatamente così abbiamo potuto vederlo dalle foto almeno. E, è stato spogliato Simone sulla scena del crimine, questa è un'attività che non si fa assolutamente per preservare ovviamente una scena del crimine, serve un congelamento, servono determinate accortezze che ovviamente in questo caso non sono mai state tenute a bada, diciamo, non è uscito neanche nelle medie, non c'è stato un vero e proprio sopralluogo medico legale come dovrebbe essere fatto. Simone, oltre alla ferita alla mano sanguinante, aveva anche altre ferite importanti e visibili subito ad occhio nudo. Aveva una ferita al labbro e pare essere una ferita da compressione del labbro sull'arcata dentale, quasi come un tentativo di silenziare Simone. Ok, dietro la schiena inoltre aveva il segno del macchinario, perché il macchinario era fatto a angolo. Simone era attaccato a questo macchinario ad angolo con la schiena, quindi lui ha questa lesione che però permane. Allora, Simone viene trovato morto il 3 gennaio 2021. Matteo, il giorno dopo, vedendolo in obitorio, scatta delle foto non perché gli viene a lui di scattare delle foto, ma vero Matteo, è lo stesso custode che ti dice qua c'è qualcosa che non va, giusto? Sì, fare una foto che c'era qualcosa che non convinceva neanche a lui, che comunque vede morti tutti i giorni di lavoro. Esatto, quindi anche che questo... è stato consigliato di farlo. Esatto. Vi faccio vedere la cinta, ok? Sì. Così vi rendete conto di cosa parliamo. Tu prosegui pure appena ce l'ho disponibile. Sì. Alla è stata trovata appunto questa lesione sulla schiena. Dicevo che appunto Simone è stato trovato morto il 3 gennaio. Matteo scatta delle foto il 4, che sono importantissimi per noi a livello medico-legale, perché ha fissato degli elementi importantissimi di rilevanza proprio medico-legali fondamentali. L'autopsia viene fatta 8 giorni dopo, quindi l'11 gennaio. Ecco, allora, dal 3 gennaio all'11 gennaio permane quella lesione sulla schiena, quindi non è una semplice diciamo lesione perché lui era attaccato al questo macchina. Per farvi vedere dove sarebbe il terreno dove sarebbero stati esplosi i vari polpi, okay. E perché non sono stati ritrovati, Roberto? Perché questa è la foto a dimostrazione, viene fatta una foto così a caso sul terreno fangoso dicendo ecco, queste sono le scarpe di Simone pulitissime come vedete, con quel fango lì è assurdo. Pioveva anche quella notte, infatti. Quindi noi pensiamo che quella lesione alla schiena sia una lesione vitale. Ecco, questo è il luogo in cui lui viene trovato praticamente agganciato qui sopra, ok? Questo è all'interno dell'azienda. Vai pure. E noi pensiamo che faccio vedere la cintura. Vitale, ossia che Simone sia stato spinto contro questo macchinario provocandogli questa lesione, questo solco proprio sulla schiena, e poi ovviamente strangolato, okay? Quindi questa è la nostra, ecco qua la cintura, questo è il nodo, esattamente quello repertato, siamo ancora sulla scena,
Sì, la cintura appena tagliata dal corpo di Simone, che poi viene, Roberta, come mi chiedevi prima, gettata, viene messa nel sacco insieme a Simone, viene portata dal medico legale sul lettino E autoptico. questa è la mano che vi dicevo. Sì. Con la La ferita ferita, questa è sulla sanguinante. scena, questo è al momento dell'autopsia, quindi sono 8 giorni dopo, se non ricordo male, rispetto ai Sì. fatti. E come vedete c'è del sangue anche abbastanza, insomma, abbondante rispetto al tipo di lesività. Peraltro in un punto in cui se la mano fosse stata adoperata per stringere, ci saremmo dovuti attendere una dispersione ematica, cioè di sangue ancora più ampia. Sì, decisamente. E questa è la cintura tagliata posteriormente, ma come vedete ancora con i due lembi del nodo. Abbiamo perso Roberta. C'era qualcuno, Martina, che scriveva: è normale che non debbano esserci tracce sulla cintura. No, assolutamente. Sembra strano. Simone aveva una ferita alla mano sanguinante, ma lui ha iniziato a sanguinare quando era in vita. Sì, era Tant'è che sicuramente lui vitale, peraltro ha tracce di sangue sul da contatto di quella lesione sul volto. Quindi era volto. chiaramente vivo quando ha cominciato a sanguinare lì, insomma. Quindi lui si tocca il viso, lascia delle tracce ematiche sul viso che poi in sede autoptica viene lavato, quindi quelle tracce non sono ferite, ma è semplicemente una traccia da contatto. E quindi è assurdo che se io su una cintura di pelle nera, un cuoio, ok? Come si Ecco, chiamano gli questo. abiti di Simone? Sì, e La la sciarpa cintura proprio, e la cinta in buttata lì. mezzo, vedete? Buttata Buttata lì. durante l'autopsia per terra, insieme ai vestiti che erano sporchi di calce, di polvere. La polvere è la polvere, diciamo, del vetro che viene sminuzzata all'interno dell'azienda. Simone è salito proprio su questi cumuli di polvere per nascondersi. Quindi dicevo che oltre anche alla calce, alla polvere che lui aveva sulle mani perché aveva scavalcato, quindi mani sporche anche di calce, aveva le mani sporche di sangue. Quindi è inverosimile che io sulla cintura nera e in cuoio, spingendomi, provocandomi la morte, non lasci delle ferite sulla A cintura. meno che non ho i guanti, ma è impossibile che Simone avesse i Ma guanti. Simone non aveva i guanti nella cintura. Simone no. Possiamo Roberta, discutere abbiamo tutto quello dato che volete, ma che avesse i guanti no. un dettaglio Appunto. importante. A un certo punto, allora, quando Matteo prima raccontava che i carabinieri descrivono Simone, un ragazzo alto, magro, capelli neri, giacchettino grigio più o meno. Allora, Simone esce di casa con un giacchetto grigio, non viene più ritrovato. Come non viene più ritrovato il Telefonino. cellulare che lui ha utilizzato fino Esatto. alle 2:49, ok, dove quando manda l'ultima posizione al padre, quindi siamo dopo che hanno sparato i colpi di pistola, dopo che i carabinieri hanno spento le body cam, Simone manda l'ultima posizione alle 2:49 e poi il cellulare, le chiavi di casa anche la mamma mi ha raccontato l'altro giorno che lui aveva anche le chiavi di casa sparite, e il giubbino. Quindi mi potete dire com'è possibile che una persona che si suicida fa sparire A il cellulare, sparire. il giacchino grigio e le chiavi di casa? Non Com'è solo, appunto. E poi ci devono spiegare come è possibile che il medico legale scriva questo nell'autopsia. Il nodo del mezzo impiccante utilizzato fosse posizionato posteriormente, quindi in posizione tipica, e come il corpo del giovane poggiasse coerentemente con un impiccamento incompleto con l'intera pianta del piede al suolo. Il problema Posteriormente. è che in realtà è anteriore. E dalle foto con la salma, che non vi mostriamo per una questione di rispetto nei confronti di Simone, è chiarissimo che non è così. I segni, peraltro, sotto il collo, nella regione sottomentoniera, sono abbastanza evidenti diciamo, dell'incrocio dei due lembi, fondamentalmente, e soprattutto non ci si spiega come mai lui ha anche tutta una serie di lesività da compressione a carico, in particolare delle mucose labiali, che non trova nessuna giustificazione. Proprio come se qualcuno gli avesse messo una mano in maniera molto forte, premendo in maniera energica sulla parte delle mucose labiali. Questo è un altro aspetto che non ci torna assolutamente, insomma, sotto questo profilo. No, Quindi il giubbino, il telefono, le chiavi, le scarpe sono state trovate, ok? Le scarpe c'erano. Come mai tutto il resto no? Parliamo di gennaio, ragazzi.
parliamo di gennaio, quindi un mese in cui, insomma, no? Freddino. Così caldo, in un capannone così grande, potete immaginarvi quale fosse la temperatura in quel momento, insomma. Pioveva anche, poi, tra l'altro, quella notte. Esatto, era una notte molto fredda, insomma. Per cui, insomma, ci troviamo in questo tipo di condizione. Quindi che succede poi, fondamentalmente? L'indagine che piega prende, avvocato, nell'immediatezza dei fatti? Viene assegnato, come abbiamo visto, ai carabinieri, sostanzialmente alle medesime caserme coinvolte nell'inseguimento. E che succede? Che tempi avrà poi la richiesta d'archiviazione del PM? Allora, la morte risale ai primi di gennaio e noi abbiamo a marzo, i primi di aprile, se non ricordo male, c'è la richiesta di archiviazione. Nel corso delle indagini ci sono stati diversi problemi. Abbiamo visto una serie di lacune investigative, una serie di errori compiuti dal medico legale che hanno evidentemente poi sviato anche lo stesso pubblico ministero, perché nel momento in cui il medico legale scrive la prima relazione, certo, che è la relazione preliminare dicendo si tratta di un suicidio, a quel punto noi abbiamo presentato diverse richieste finalizzate ad ottenere una serie di accertamenti, e tra queste richieste solo pochissime sono state evase. E la cosa poi sconcertante è che, nonostante effettivamente poi il pubblico ministero avesse dato delega ai carabinieri, come abbiamo detto, ma l'avesse data poi subito, i carabinieri l'hanno eseguita poi con un estremo ritardo. 15-20 giorni dopo la delega inviata dal pubblico ministero, i carabinieri si muovono alla ricerca di telecamere nella zona, nelle aziende vicine a quella dell'Eurovetro, nei vari passaggi che potrebbero essere stati quelli di quella sera, e ovviamente non trovano nulla, perché ormai le immagini sono state sovrascritte. Le uniche che si trovano non sono poi utili per la ricostruzione dei fatti. Abbiamo chiesto poi anche in sede di opposizione, abbiamo chiesto tantissimi approfondimenti, anche sulla cintura, che poi abbiamo dovuto fare noi. Niente, esatto, è stato fatto. L'analisi sulla cintura viene fatta su, diciamo, indicazione chiaramente dell'avvocato, ma a pagamento della famiglia, cioè la famiglia, certo, sarà pagata per l'indagine. Certo, certo. Le indagini poi sostanzialmente sono quelle, non hanno fatto più niente, il pubblico ministero ha accettato, ad esempio, di richiedere i tabulati. Noi abbiamo chiesto i tabulati tra le tante cose e ci hanno tabulati ottenerli. Tutti coloro che quella sera hanno partecipato all'inseguimento. No, quelli non ce li hanno dati. No. Noi abbiamo chiesto i tabulati. Perché non è detto che tutte le comunicazioni avvenissero via radio necessariamente. Comunicazioni via radio infatti ci sono state date, però fino al momento della fine dell'inseguimento, ma quelle successive non ci sono state, fino al ritrovamento non ci sono state date. Abbiamo chiesto di poter fare un sopralluogo, abbiamo chiesto noi di svolgere indagini difensive chiamando e sentendo il titolare dell'azienda, sì, e il figlio che aveva trovato, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, il povero Simone. Ci è stato negato tutto questo. Il sopralluogo non è stato fatto, non ci è stato permesso nulla. Abbiamo chiesto anche di sapere il turno di quella sera, perché secondo i protocolli aziendali è impossibile che alle 4 del mattino ci fosse qualcuno a lavorare. Noi poi vediamo dalle telecamere che iniziano a muoversi delle persone, ma attorno alle 6 c'è solo quella persona di cui parlerete, immagino, tra le varie anomalie, che si vede muoversi in una zona che è esattamente limitrofa all'edificio in cui è stato trovato Simone, che in un orario assolutamente compatibile con la morte di Simone era presente esattamente poi nel luogo in cui anche il carabiniere poi arriverà. Proprio in epoca limitrofa a quella che verosimilmente è l'epoca in cui si colloca il decesso di Simone, c'è una persona che si muove proprio inquadrata dalle telecamere nelle adiacenze dell'edificio C2 in cui verrà trovato Simone, che ha un borsone con borsone sé, scuro, e che nessuno ha mai saputo chiarire chi fosse. Quindi c'è qualcuno che era lì quando Simone muore,
e che nessuno ha mai identificato e che insomma, certamente non era lì per caso. Nel senso che Abbiamo, se infatti, non è abbiamo collegato chiesto alla mia lui. pensione, doveva essere comunque lì per motivi di lavoro, immaginiamo, insomma, no? Non credo che a quell'ora qualcuno avesse la velleità di farsi un giro all'Eurovetro, No. tanto per. Quindi anche lì c'è un soggetto, Martina, dagli tutte le indicazioni proprio su questo soggetto che sta lì in un'epoca assolutamente coerente con la morte di Simone. Lui esce, noi lo vediamo uscire alle 4:13. Simone viene visto in vita alle 3:49. Si vede Simone che scavalca questo cumulo di sabbia, supera un muretto e sale le scale di antincendio dove c'è l'edificio C2 dove troverà la morte. Nell'immediatezza, quindi più o meno 5 minuti dopo, si vede la guardiola del guardiano notturno che fa dei movimenti strani, quindi sembra che si accorge della presenza di un estraneo all'interno dell'azienda, tant'è che lui accende la luce della guardiola, dopo neanche un minuto, la rispegne e si vede che si muove all'interno della guardiola guardando le telecamere, che lui ovviamente ha tutte le telecamere, tutta la vista delle telecamere. E noi ci siamo chiesti, ma lui ha telefonato qualcuno? Perché fa questo movimento quando per tutta la notte non si vede mai che accende la luce nella guardiola? L'accende solo alle 3:53, quindi praticamente 4 minuti dopo che Simone entra nell'edificio C2. Questo guardiano non è mai stato identificato e abbiamo scoperto durante la conferenza stampa della scorsa settimana da un giornalista che la vigilanza della Eurovetro è stata cambiata settimane dopo i fatti. Quindi, ora può essere una coincidenza, come no? Quindi, questo soggetto che alle 4:13 esce Ora dall'edificio. Diego, per rispondere a Diego, il nostro amico ci segue sempre. Se abbiamo ragione noi, e cioè se Simone è stato ucciso, poi da chi, come, perché ce lo spiegheranno, ma se abbiamo ragione noi, come riteniamo, non può essere un preterintenzionale, non può essere un omicidio preterintenzionale. Bensì, Perché c'è una dinamica omicidiaria ridondante e anche estremamente decisa, insomma. Quindi qui, se abbiamo ragione noi, è omicidio volontario. Poi possiamo discutere sul chi è stato e perché, perché ci possono essere anche chiavi di lettura alternative, ma che si tratti di omicidio volontario non credo ci possano essere dubbi. anche perché per un preterintenzionale avremmo dovuto trovare magari delle percosse, delle ferite più evidenti, no? Quindi l'ipotesi di qualcuno che abbia percosso Simone in maniera evidente. Invece qui abbiamo delle ferite che seppur noi le abbiamo attenzionate, ma che dalla procura non sono state tenute conto, quindi noi le abbiamo ribadite dicendo guardate che c'è qualcosa che non va. Tra l'altro Simone aveva anche un'emorragia allo Sì, stomaco, infatti. questo è incompatibile ovviamente con una modalità Asfissie. suicidaria Un'emorragia da. di quel tipo è compatibile con un colpo ricevuto o con un meccanismo compressorio molto importante, che peraltro è coerente anche col segno che aveva sulla schiena, tra parentesi. Esatto, Come se esatto. qualcuno avesse spinto contestualmente diciamo, all'impiccamento, quindi mentre in qualche modo cingeva i due lembi facendo pressione con una parte del corpo abbia comunque portato effettivamente a sviluppare quell'emorragia e nel contempo a produrre il segno che ha sulla schiena. Sì. Quindi alle 4:13 abbiamo questo soggetto che esce e alle 4:30 il papà di Simone si ritrova i carabinieri che avevano inseguito Simone fino a poco tempo fa. Quindi noi ci siamo chiesti, ma perché dopo un dispiego di energie, di forze, di caserme, di gazzelle, pattuglie dei carabinieri, decido di abbandonare un'operazione così tanto importante, ok, per tornare in caserma? Torno in caserma, tra l'altro. Dalla visione delle bodycam si sentono anche delle frasi abbastanza importanti, tipo fermati, fermati, figlio di puttana, eppure ti devo prendere, eppure ti devo trovare. Quindi l'intenzione di trovare Simone c'era, la posizione di Simone la conoscevano, perché comunque non c'è molto, ovviamente, oltre il parco di Mughetti c'è l'azienda, quindi non può essersi dileguato altrove, anche perché poi... Da piedi. È a piedi, quindi a piedi, disarmato, impaurito, che cerca solo di scappare. Abbiamo anche ovviamente delle remore, Roberta, sull'uso legittimo delle armi da fuoco, perché ovviamente Simone non era totalmente inoffensivo.
Anzi, ha cercato, lui cercava solo di scappare, quindi non ha opposto resistenza attiva in alcun modo. Quindi ci siamo domandati perché tornare in caserma dopo un'operazione così tanto importante. Quantomeno con un impiego di energie, di uomini e di mezzi così rilevante, insomma, non è che tutti i giorni succede una cosa di questo tipo, ok? Mettiamoci il periodo particolare, mettiamoci tutta una serie di circostanze, però obiettivamente è curioso che a un certo punto, dopo tutta San Bradan, sai che questo sta lì, è praticamente circondato, sta là dentro, mi pare strano che improvvisamente decidi che vabbè, adesso basta, ce ne torniamo a casa, tutti contenti e allegri, no? È un po' strana questa circostanza, ma a Perché, questo punto la perché concludi l'operazione, no? ci sono stati anche due carabinieri feriti che hanno rifiutato l'ambulanza e sono andati sul posto. Esatto, i carabinieri feriti poi vanno infatti al pronto soccorso alle 5:30, 6 del mattino, quindi non sono andati Simone direttamente. cercava di scappare perché chiaramente c'era il lockdown, aveva fatto consumo di cocaina e temeva che gli sospendessero la patente. Siccome aveva appena trovato un nuovo lavoro, l'avevano assunto a tempo indeterminato e gli serviva la patente per poter fare quel lavoro, chiaramente si è spaventato e dice: stavolta mi fermano, la patente chissà quando la rivedo, e a quel punto perdo il lavoro. Ok? Era un po' questo lo scenario, no? No, dicono potrebbe essere strangolato, essere stato strangolato No, il dopo che punto era di morto. serraggio è No, compatibile, no, no, il punto di no, serraggio è no. compatibile con il posizionamento attaccato al gancio Ah, ed poi è la andato causa dove della è morte è proprio stato asfissia meccanica. il colpo, quindi quello è, non ce n'è un altro. Non ce n'è un altro. Il movente. Ragazzi, il movente, ognuno di voi, alla luce delle informazioni che abbiamo reso, potrà farsi agevolmente un'idea. È chiaro che noi non, in questa sede non intendiamo puntare il dito verso soggetti particolari. Quello che sosteniamo è che c'era qualcun altro con lui quando è deceduto e che non si è ucciso da solo, perché questa modalità di suicidio è oltremodo impraticabile, sia sotto il profilo proprio tecnico, sia perché obiettivamente non ci sono tracce di sangue. Tracce. E se l'avesse maneggiata lui quella cintura, almeno su uno dei due lembi l'avremmo dovuta trovare. Ok? Tutto qua. Quindi non può essere lui ad averla maneggiata. Siccome quella è l'arma del delitto, ne consegue che non può essersi ucciso da solo. Esatto. E oltretutto non ci sono neanche gli estremi per pensare a un suicidio, oltre a questi elementi Ah no, scientifici. ci sono tutta una serie. Per quanto fosse alterato, per quanto fosse agitato, metteteci tutto quello che volete, è comunque fa una serie di operazioni abbastanza logiche. Intanto riesce a sfuggire a una marea di gazzelle, quindi vuol dire che è sufficientemente lucido e coordinato per riuscire comunque a guidare la macchina per un lungo tragitto e sottrarsi alla cattura, che non è così banale, ragazzi. Parliamo di soggetti che sono addestrati a guidare in maniera chiaramente anche molto incisiva per fermare soggetti in fuga, quindi è riuscito a sottrarsi. Secondo punto, comunque fa una serie di operazioni, chiama il padre, chiede aiuto, manda le posizioni, maneggia il cellulare, si nasconde, quindi ha un comportamento finalizzato, non è completamente fuori di testa, ok? Cioè, non è che si muove in maniera alterata, come a volte può accadere con consumi elevati di sostanze. Qui parliamo di un soggetto che comunque è lucido e che lo dimostra con tutta una serie di condotte che pone in essere che presuppongono coordinamento e lucidità. Chiama Ma il padre, chiede soprattutto aiuto, vuole essere salvato, chiede aiuto al padre per gestire l'eventuale arresto. Mi pare difficile che poi improvvisamente, 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, decida che sì, basta, va bene, perché andiamo l'inseguimento qui. è andato a terminare in quelle zone perché lui stava cercando di raggiungere mio padre che abita a Legnano. Certo. C'era la volontà di farsi trovare da mio padre, di riuscire No, ad no, ma è arrivare da chiaro, mio padre. tuo fratello su questo punto credo che non possiamo avere dubbi, cioè lui voleva che tuo padre andasse da lui e in qualche modo lo Ma salvasse da quella certo. situazione, insomma. O quantomeno che tuo padre fosse al corrente che poteva tirarlo fuori magari il giorno dopo, insomma, se l'avessero individuato. Certo. Cosa vi aspettate, avvocato Minotti, adesso? Beh, ovviamente ci aspettiamo la riapertura delle indagini finalizzate finalmente a trovare la verità. Come diceva la dottoressa Bruzzone, in quell'edificio, oltre a Simone, c'era qualcun altro e ci devono dire chi era. Soprattutto con la riesumazione della salma, che è quella che sostanzialmente chiediamo, devono definitivamente dirci che la morte è dovuta ad un impiccamento
non è un impiccamento, uno strangolamento. Infatti. È No, ma stato uno peraltro, se si strangolamento. fosse impiccato in quel modo, con la, diciamo, col punto di serraggio frontale, l'agganciarsi alla, diciamo, alla parete non avrebbe alcun senso, perché gli rendeva più difficile l'autostrangolamento. Sarebbe stato molto più semplice, come punto di serraggio, mantenere la sua e la presa a quel punto, ma non fissarsi dietro, che creava un ulteriore ostacolo all'autostrangolamento, all'autoimpiccamento di questo tipo. Quindi non ha veramente senso da nessun punto di vista. Tant'è vero che il medico legale, per poter chiuderla la vicenda rapidamente, che cosa fa? Pone il punto di serraggio posteriormente, cosa che non è. Quindi, Esatto. evidentemente, questo medico legale fa delle osservazioni che purtroppo si basano su presupposti totalmente errati, anzi antitetici rispetto a quelli reali. Quindi, che mi dica che il punto di serraggio posteriore è quello tipico, ci posso anche stare. Ma non potrebbe dirlo di un punto di serraggio anteriore, cioè posto sul davanti, e lo sa benissimo anche il medico legale, che non può essere così. Quindi si è sbagliato, prendiamo atto. Non avrebbe dovuto sbagliarsi perché i dati sono piuttosto evidenti, anche incontrovertibili, siamo d'accordo tutti. Oggi noi abbiamo bisogno di risposte, perché è chiaro che quel ragazzo, quella cintura al collo, da solo non se l'è messa. Chiarissimo. Chiarissimo. Quindi. Tra l'altro il medico legale che addirittura ha avuto anche una condotta omissiva, perché nonostante avere repertato con un servizio fotografico tutta l'autopsia e quella emorragia di cui si faceva riferimento poco Esatto. fa, nella sua relazione non Non ne c'è fa traccia, menzione. non ne fa menzione. Perché se tu metti insieme l'emorragia addominale, le lesioni che il nostro medico legale aveva indicato essere molto compatibili con un'azione difensiva premortale che Simone aveva posto in essere, se tu metti insieme tutte queste cose, compresa anche quel libido che lui aveva sulla Ah sì, spalla, ci siamo tutte dimenticati. queste Come cose messe verosimilmente insieme, da come qualcuno che l'aveva ferramenta. preso. Esatto. C'è Quindi anche una abbiamo ferramenta. Esatto. il libido sulla spalla che poteva essere una presa contro la macchina, abbiamo il segno nella schiena, che è la pressione sulla macchina, abbiamo le lesioni La macchina sulle intesa quella dove, la a cui è stato trovato macchinario attaccato, dove il era macchinario, non appeso, la macchina. esatto. Abbiamo il Esatto. trauma addominale, abbiamo una serie di elementi che lui avrebbe dovuto unire al fine di sostenere l'ipotesi dello strangolamento. E non mi puoi dire che si è trattato di un impiccamento incompleto, tipico, perché ha il nodo dietro. Quando in realtà c'era davanti e sai Esatto. benissimo che per poter fare un serraggio e mantenerlo il tempo necessario per produrre un meccanismo asfittico di quella portata non è proprio possibile. Non è un caso che, ripeto, la gente si impicchi e il nodo è dalla parte posteriore, insomma, no? Non è, anche perché il soggetto non ce la fa se non arrivare fino in fondo, no? Quindi è Esatto. quanto mai anomalo che un medico legale, che mi dicono essere anche di grande esperienza, Sì, commetta una svista di questa famoso. portata, insomma, cioè mi pare insostenibile e totalmente intollerabile. Cioè, a me, voglio dire, volete insistere su quella chiave di lettura? Va bene, posso anche comprenderlo, però datemi le informazioni corrette, cioè scrivete quello che è, scrivete la verità. Esatto. Esatto. In più aveva anche la fuoriuscita di liquidi dalle narici, Sì. dalla bocca, che non è tipico dell'impiccamento, bensì dello strangolamento, perché dell'impiccamento abbiamo ad esempio il rilascio degli sfinteri, l'erezione, l'eiaculazione, una serie di Non ha effetti che assolutamente. lui non ha. Lui ha una fuoriuscita proprio di liquidi tipici da strangolamento, quindi pare ancora più assurdo che dobbiamo farli notare noi, che non siamo medici legali, non abbiamo studiato medicina, piuttosto che un medico legale Guarda, che. io non sono un medico legale, neanche pretendo di esserlo, ma Però. dopo quasi 25 anni di autopsie che esamino e anche controesamino, posso dirti che, insomma, sull'aspetto medico legale credo di avere qualche competenza anch'io e di poter dire la mia, perché evidentemente è così, in questo caso sicuramente, visto che il medico legale scrive cose che non stanno veramente né in cielo né in terra e che sono palesemente sconfessate dai fatti, quindi evidentemente essere medico legali non basta, insomma, bisogna avere una grande attenzione per poi quelli che sono i segni sul corpo. Noi quei segni li abbiamo documentati, ci sono, il punto di serraggio è frontale, non è posteriore. Ci sono tutta una serie di lesività vitali che non trovano alcun tipo di spiegazione nella parte autoptica, nella consulenza autoptica. Non è possibile chiudere il caso di un ragazzo così giovane, nel fiore degli anni, in circostanze così anomale,
peraltro fornendo una descrizione delle condizioni della salma così incompleta, voglio essere generosa, insomma. Sì, esatto. Non è possibile, cioè, io non credo che sia sinceramente possibile che Simone si sia ucciso, ma non lo credo dal punto di vista proprio criminalistico, criminologico e medico-legale, perché tutte le tracce di questa storia ci portano in tutt'altra direzione. Oggi la procura ha il compito di vagliare le nostre, diciamo, coargomentazioni, che come avete potuto sentire sono, a mio modo di vedere, piuttosto solide e univoche, riaprire formalmente l'inchiesta e fare chiarezza su chi quella notte ha fatto cosa. Quindi serve una ricostruzione attimo per attimo, letteralmente minuto per minuto, di tutti i soggetti, carabinieri compresi, ma non solo loro, che erano in azienda quella notte, nell'epoca compatibile, coerente con la morte di Simone. Chi era lì, cosa ha fatto, dove stava chi era con chi, tutto quello che riguarda una mappatura di tutti i soggetti presenti, tutti, con o senza divisa. Esatto. Noi avvocato, non abbiamo il dito verso qualcuno in particolare, non ce l'abbiamo il nome dell'assassino, ragazzi, non ce l'abbiamo, no? Diversamente l'avremmo scritto senza problemi nella consulenza tecnica. Sappiamo che è un omicidio, questo sì. Dobbiamo ricostruire esattamente chi c'era quella notte. Avvocato, secondo lei le indagini poi a chi le faranno fare se si riaprirà? Questo è un punto, secondo me, fondamentale poi. Credo che, allora, per esperienza... Dovrebbero fare la polizia. Nel senso, no, pensavo come pubblico ministero, il pubblico ministero sarà lo stesso. Io mi auguro che... Sì. Cioè, allora, la procura, ogni procura ha la propria sezione di polizia giudiziaria sì, interna. Sì. Ci sono i collaboratori stretti del pubblico ministero e possono essere sia carabinieri, sia guardia di finanza, polizia di Stato, eccetera, eccetera. Quindi io mi auguro che veramente a questo punto le indagini vengano assegnate ad un corpo diverso, perché la mappatura di cui parlava la dottoressa Bruzzone è fondamentale, perché noi oggi siamo in grado di escludere tra i 14 carabinieri, parlando dei carabinieri, ma è ovvio che potrebbero esserci state altre persone, non carabinieri. Infatti. Parlo di carabinieri perché stavamo parlando di loro. 14 carabinieri, due certamente non erano lì, perché due erano a casa di Simone, dalla mamma, quindi abbiamo già un numero diverso. Però bisogna veramente fare la mappatura, perché da lì noi abbiamo sicuramente i risultati, e chiedendo oggi tabulati, facendo gli accertamenti, ma sui numeri anche privati, perché noi sappiamo da chi erano montate tutte le pattuglie, perché sapete che nelle relazioni di servizio poi ovviamente mettono non è che possiamo dimenticarcele, insomma gli ordini di servizio dovrebbero essere abbastanza precisi, dovrebbero, perché non viste di tutti i colori in questi anni, ma dovrebbero essere sufficientemente precisi, quantomeno sul nome degli operanti, insomma, delle pattuglie. Sì, 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 no, quello sì, poi magari non sono nella cronologia corretta, però il nome e il cognome lo mettono sempre. E quindi di là i tabulati, ovviamente, di chi... Tabulati, ad esempio, è una... diciamo, delle indagini più importanti. Certo, mi auguro certo. Che sicuramente... Le facciano non certo i carabinieri a questo punto. Sì, perché è stato veramente avventato delegare le indagini ai carabinieri, ma anche per ragioni di opportunità, perché poi sì, perché non si fa proprio, non si fa mai. Non si fa in una situazione del genere, non è che non si faccia mai, cioè i carabinieri, cioè ci sono carabinieri di tutto rispetto, adesso non è una lotta. No, io dico in genere, quando è una cosa che coinvolge i carabinieri, le indagini le fa la polizia, quando è un fatto che coinvolge la polizia, le indagini le fanno i carabinieri, in genere è così. L'opportunità di cui parla l'avvocato è perché comunque tutta sta vicenda è innescata da un corposo inseguimento che ha visto coinvolti i carabinieri. Ora, in un contesto di questo tipo, cautela, prudenza, ma anche buonsenso, parliamoci chiaro, vorrebbe che a occuparsi di un approfondimento comunque delicato, in cui astrattamente c'erano da fare anche delle domande ai colleghi, no? Perché a quel punto erano anche tutte persone informate sui fatti,
astrattamente, no? Diventavano qualcosa di diverso, assumevano anche una veste giuridica diversa, probabilmente affidandole a un corpo diverso era anche più fisiologico gestire l'inchiesta, insomma, perché la maggior parte, non puoi essere nel contempo la caserma incaricata dell'indagine, all'interno della caserma c'è i soggetti che sono persone informate sui fatti su quella notte, non va bene, ok? Non va bene. No, ma poi scrivi la notizia di reato per il reato di istigazione al suicidio, era inseguito dai carabinieri e chi avrebbe istigato? Casomai si fosse suicidato, nell'ipotesi fosse suicidato, ma chi l'avrebbe istigato? Cioè, abbiamo dei carabinieri che sparano. E neanche poco, tra parentesi. Esatto. Tra l'altro documentato, al di là della telefonata che era in essere... Documentato da loro stessi. Da loro stessi. Sì. Esatto. Quindi nella telecamera che indossava uno dei carabinieri si sentono chiaramente ripetuti colpi d'arma da fuoco. E quindi era veramente inopportuno. 8 colpi, sono veramente tanti. Sono tanti, ragazzi, 8 colpi. Poi non sparati l'uno dopo l'altro, ma due, cioè proprio a distanza ben precisa. Quindi pare strano che comunque, cioè, diciamo, sappiamo benissimo che per anche intimorire... Spaventarsi. Non si spara mai. Colpi per intimorire mi paiono un po' troppi. Madonna, al massimo ne fai 2 in aria. Di notte con la pioggia dove non hai visibilità, sì. Poi la visibilità evidentemente ce l'hai perché hai le torce e riesci a descrivere Simone, quindi qua abbiamo anche... Mi rifiuto di pensare che uno esploda le corna da mano a fuoco senza avere visibilità. È vero che hanno detto che erano esplosi verso il terreno, però no. noi riscontri di questo non è che ce li abbiamo, perché questi bossoli non sono mai stati trovati. E lo so, però loro dichiarano così, questo sì, è sì. Prendiamo atto del loro dichiarato, però riscontri oggettivi non ne abbiamo, no. Ok? No. E stavano correndo anche. Sì, esatto, stavano correndo. Spari sui piedi, secondo. Sì, ma poi sarebbe anche scomodo, no? Sparare con le corde al buio. Sicuramente è una procedura un po' particolare anche in questo senso, insomma, voglio dire. Cioè, cowboy, proprio. 8 colpi, poi? 8 colpi. Accompagnati da sonore espressioni. Eh sì, molto colorite. Diciamo. Esatto. Quindi, insomma, ripeto, Matteo. Ragazzi, questa è una storia che va chiarita per il bene innanzitutto della famiglia Mattarelli, perché Simone merita verità e giustizia, ma va chiarita anche perché non è possibile che un ragazzo di 20 anni o poco più muoia in circostanze di questo tipo, perché scioccamente, superficialmente, avventatamente, usate l'avverbio che vi piace di più, decide di sottrarsi a un alt perché in maniera abbastanza così superficiale, immatura, mettiamocelo anche, ha paura che gli tolgano la patente. Non è che ha paura di andare in galera a 30 anni, voglio dire, ha paura che gli tolgano la patente, voglio dire. Perché parliamo di chissà quale disperazione, nel caso in cui fosse andato via avrebbe perso il lavoro, vabbè, in qualche modo avrebbero tamponato, ok? Non è che rischiava che se lo prendevano si faceva l'ergastolo, ok? Ed era uno, Matteo, raccontaci... Infatti, siamo in chiusura un po', chi era tuo fratello, insomma, che tipo di persona era, cosa ti ricordi di più di lui? Era una bravissima persona, gli volevano bene tutti e faceva soprattutto sorridere tutti. Era dura conoscere qualcuno che diceva: oh cavolo, Simone era una brutta persona. Tutti avevano molta stima e lo reputavano una persona solare, con tanta voglia di vivere, riusciva a strappare un sorriso a tutti, ecco. Quindi, insomma, voi non avete mai creduto al suicidio, eh? No, noi mai. Non vi è proprio neanche mai passato per l'anticamera del cervello che potesse essere suicidio. Non per una cosa del genere, insomma. Come tutti, ecco. E adesso cominciamo la battaglia. Scusami, aveva troppi motivi per vivere. Sì, ma ripeto, per come tu conoscevi tuo fratello, per quanto la situazione un po' nei guai si fosse cacciato, nessuno lo nega, no? Cioè, comunque, insomma, l'aveva combinata un po' quella sera, no? Del resto l'aveva detto anche a tuo padre, guarda, combinata grossa. Certo, la sua preoccupazione era, aveva paura che lo prendessero, perché magari di prendere delle botte,
Ma non aveva paura che, cavolo, adesso sono scappato da un posto di blocco, oddio, chissà cosa mi succede. Lui aveva paura che se lo prendevano gli facevano del male. È quello che dice Questa tuo padre, mi era. prendono, mi ammazzano. Ha detto. Lo dice a tuo padre, forse è una delle ultime cose che dice a tuo padre. Sì. Perché mio padre gli diceva: fermati, Simone, fermati. E lui dice, gli ha risposto: qua se mi fermano, papà, mi ammazzano. Queste qua sono state le ultime sue parole. E non mi pare proprio un contenuto di un aspirante suicida, uno che ha paura di morire, perché se lo prendono, lo ammazzano, tutta sta coerenza con un Quasi quadro quasi mi suicidario, ammazzo se c'è un io. po' per fare difficile, insomma, no? Sì, Che ce infatti. l'abbia, Assurdo. no? Comunque, ragazzi, cari amici che ci avete seguito anche stasera, questa è una storia, come vedete, davvero sconvolgente, in cui siamo impegnati tutti noi per fare chiarezza, per arrivare fino in fondo, e vi assicuro che tutto quello che potremo fare, che dipenderà da noi, lo faremo senza esitazione, l'abbiamo fatto fino adesso e continueremo a prestare alla storia la massima attenzione. Anche voi, questa vicenda, insomma, abbiamo voluto raccontarvela perché pensiamo che più persone conoscono questa storia e meglio è, sotto questo aspetto. Quindi grazie per averci seguito così numerosi anche stasera, perché per noi è importantissimo il vostro sostegno, insomma. E ogni volta che noi chiamiamo, voi rispondete sempre. Per cui in questo vi ringrazio davvero tantissimo. A questo punto, con l'avvocato Minotti, con Matteo, con Martina Radice e naturalmente anche con Laura che continua a seguirci sotto il profilo giornalistico, ci riaggiorneremo a breve, appena ci saranno novità. Speriamo di condividere con voi presto la notizia della riapertura formale dell'inchiesta. E a quel punto, insomma, chiaramente ognuno di noi farà la sua parte. Ok? Benissimo. Grazie. Grazie a tutti. Allora, a questo punto, buona Grazie. serata. L'appuntamento è con lunedì, con Giovanni Langella, che si occupa dell'altra parte di Viaggio nel Movente con Rotocalco Crime, e con noi giovedì prossimo. Amici, buonanotte. 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 Grazie.